galani, crostoli, lattughe, frappole, sfrappole, bugie, nastri, nastri delle suore e molti altri sono tutti nomignoli riferiti ad uno stesso dolce tipico del carnevale che gode di fama nazionale proprio come le frittelle. Come sappiamo, i crostoli sono nati per essere fritti nell'olio bollente. Noi però vogliamo dare un destino differente a questi sottilissimi sfogli di pasta zuccherata cuocendoli in forno. Così daremo un taglio netto alle calorie, mantenendo comunque inalterata la croccantezza e il loro sapore caratteristico. Cosa stiamo aspettando? Andiamo subito a vedere le dosi e gli ingredienti. Per preparare i crostoli leggeri alla My Personal Trainer sono necessari 190 g circa di farina bianca di tipo 00, 30 g di burro a temperatura ambiente oppure sciolto, 30 g di zucchero semolato, mezzo bicchierino di rum, in alternativa potete utilizzare l'anice, un uovo fresco, un limone dove utilizzeremo la scorza grattugiata, quindi possibilmente un limone non trattato, poi un cucchiaino di lievito per dolci, circa 5 g, e per spolverizzare zucchero a velo quanto basta. Procediamo dunque con l'impasto dei crostoli. Io in una bowl ho già messo l'uovo, poi vado ad aggiungere il burro che ho leggermente fuso al microonde, poi mettiamo lo zucchero e ora mescoliamo per bene il tutto con il frustino. Come potete vedere io mi sono già messa i guantini perché poi andremo ad impastare il tutto chiaramente a mano. Quindi intanto agitiamo qui, mescoliamo anche con un po' di rum, che come vi ho detto durante la presentazione degli ingredienti potete mettere l'anice se non vi piace il rum. Continuate sempre intanto a mescolare. Ok, poi andiamo ad aggiungere un po' di scorzetta di limone, quindi limone non trattato, lavato comunque molto bene sotto l'acqua corrente. Adesso andiamo a fare dei riccioli di limone, così, un altro po', molto bene. E ora mescoliamo un altro po' e non ci resta che andare ad aggiungere il lievito, importantissimo per gonfiare un pochino i crostoli, e poi la farina precedentemente setacciata, che io consiglio comunque di aggiungere non tutta la volta, quindi tenetevene un pochino da parte. A questo punto possiamo anche cambiare mestolo e procedere con il cucchiaio di legno, sempre continuando a mescolare. Quindi aggiungete tanta farina quanto basta fino a fare una pallina piuttosto elastica. Io per sicurezza ho già preparato un'altra ciotolina con un po' di farina, che magari non si sa mai. Quindi mescoliamo un po' con il cucchiaio di legno e poi passiamo a mano sulla spianatoia. Abbiamo dunque rovesciato l'impasto sulla spianatoia e adesso stiamo per bene amalgamando il tutto ed accarezzando anche l'impasto. Come potete vedere, insomma, la pallina è molto morbida ed elastica. Ora ci prepariamo una macchinetta per la pasta, eccola qua. Questa macchinetta ha 9 tacchette. Io vado a stendere la pasta di tacca in tacca fino a raggiungere la numero 6, quindi uno spessore medio sottile. Ora dividiamo in due parti l'impasto, spolverizziamo il piano con la farina e poi andiamo a stendere la pasta. Abbiamo dunque steso la prima pallina di pasta, la seconda è ancora da stendere, possiamo pure tagliarla a metà, ecco qua. Ed ora cominciamo a fare le classiche striscioline per i crostoli. Io ho preso questo strumentino qua particolare per fare insomma i crostoli della stessa larghezza. Ok. Poi con una rotellina, vabbè, chiaramente possiamo fare la stessa cosa di qua. Poi i ritagli possiamo reimpastarli nuovamente,
possiamo anche migliorare un po' l'estetica, tratteggiando anche il contorno, come sto facendo in questo caso. Ritagli, questo qua è troppo grande, ok. E poi andremo ad incidere i crostoli, sempre con la rotellina. Ecco qui, quindi due taglietti su ogni crostolo. Quindi ora procediamo in questo modo fino a fare tanti crostoli dalle dimensioni, insomma, abbastanza regolari. Dall'impasto abbiamo ottenuto circa 24 crostoli. Ora non ci resta che andare ad infornarli in forno caldo a 180 gradi per circa 13-15 minuti. Fate attenzione perché la superficie non deve imbrunire eccessivamente. Quindi non ci può essere carnevale senza crostoli, un dolcetto croccante e frizzante proprio come l'allegria sparsa per le strade in questo periodo di festa. Buon carnevale a tutti voi!